Il cuore contiene, raccoglie, archivia sensibilità e sentimenti, buoni o cattivi che siano. Si può avere una spina nel cuore, un cuore di tigre, ci si può rodere il cuore, essere di buon cuore, avere un cuore tenero, provare un tuffo al cuore, essere senza cuore, stare col cuore in pena. Se non che, battito su battito, nel 1997 Gianni Cella, Romolo Pallotta e Claudio Ragni hanno l'ardire di acciuffare un jumping heart, ossia un cuore che saltella, e giusto il giorno di San Valentino lo immortalano sul quadrante di uno swatch per ricordare a tutti che c'è anche un tempo per l'amore. Fanno bingo i tre eroi della pittura, come amano definirsi da quando, nel 1983, il gallerista milanese Luciano Ingapin li ha svelati al mondo come plume cake per la semplice ragione che la loro arte iconografica è in vetroresina, strapiena di fumettistiche varianti anatomiche e zoomorfe, è giocosa, golosa, cromaticamente glassata, colta e pop al tempo stesso. È un esempio di comunicazione paradossale, tiene a precisare nel 1984 l'ineffabile trio pavese dalle pagine della rivista Frigidaire, tra un fumetto di Andrea Pazienza e una striscia di Tanino Liberatore. La situazione è esasperante e acida, e noi la rappresentiamo in forme di zucchero. Si tratta di ironia, ironia pura, ma forse è l'unico modo, il paradosso, di trasmettere verosimilmente i tratti della vita moderna. Una vita dinamica, anzitutto. Tale e quale, se possibile, a quella che Giacomo Balla e Fortunato De Pero avevano auspicato nel manifesto del 1915, funzionale a una ricostruzione futurista dell'universo. E infatti, insieme a Gian Antonio Abate, Clara Bonfiglio, Dario Brevi, Andrea Crosa, Marco Lodola, Battista Luraschi, Luciano Palmieri e Umberto Postal, nel nuovo futurismo ci sono anche i plume cake impegnati a scecrare l'arte contemporanea tra figurazione e design. Il che non può che farci ritornare al cuore della faccenda. Anzi, alle questioni di cuore, dal momento che questi scintillanti cuori in bassorilievo architettati a metà anni 90 nei formati small, medium e large, metabolizzano il kitsch e la space age, la tripla X e la pop art, il fumetto e il cartoon. Ci sono cuori che inglobano facce. E tra quelle facce potrebbe esserci indistintamente Cella, Pallotta o Ragni. Oppure tutti e tre assieme, zoomorfizzati magari da elefante, da scimmia, da orsacchiotto. Ci sono cuori che hanno impressa una mano. Ci sono cuori, poi, che inscenano l'atto stesso del dipingere, la mano impugna con delicatezza il pennello e l'arte, via via, prende forma. Su uno di quei cuori c'è però un cavalletto, sullo sfondo, che sbertuccia il, presunto, pittore. C'è invece un singolo cuore, grande grande, che coccola la silhouette di Marilyn Monroe, icona fra tutte le icone, e cuori che enunciano la cosiddetta teoria della musica. A cura di Stefano Bianchi.